Tre punti pesanti, quelli conquistati in casa dal Paternò contro l'Agropoli, diretta concorrente per la salvezza. Un secco 3-0 che non ammette repliche. La squadra di Pippo Strano ha ritrovato il gioco spumeggiante di inizio stagione e in attesa delle schiarite societarie vede il traguardo salvezza più vicino. La partenza è sprint della gara con l'Agropoli. Zumbo perde palla, Ottonello è bravissimo a rubarla, calcia al volo ma timbra il palo. Nell'azione seguente il vantaggio rosso-azzurro con Mastrolili che sul filo del fuorigioco trasforma il prezioso assist di Mandarano. E ancora Mastrolili a firmare il raddoppio, azione corale, Mandarano serve Caldarella che manda in porta il bomber sardo e Paternò che va sul 2-0, partita sul velluto. Risposta campana con Ragosta, si salva in corner Di Benedetto. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per gli Etnei. Nella ripresa, subito la conclusione di Ragosta e Di Benedetto si salva ancora in calcio d'angolo. Il Paternò tiene saldamente il pallino del gioco e vanifica altre due occasioni con Mandarano e Lamarca. Vianello al 90° chiude definitivamente la partita sul 3-0. Un Paternò che nonostante le note difficoltà societarie si trova in ottima posizione di classifica a quota 41 punti, a più 4 dalla zona play-out e a 4 turni dalla fine. Dimostrazione di grande professionalità e del grande lavoro dei ragazzi guidati da un mister esperto come Pippo Strano.